Questo lo fa questi giorni, quelli. Riprendo, fa anche solo fatta, ripeto i giochi. Animali, spade, scudi, aerei, fucili e appendiabiti. La fantasia di Elio Maggiori, 93 anni, si sprigiona qui in una capanna dietro casa, a Tombaccia di Fano, che ha trasformato in un piccolo laboratorio. Ex muratore in pensione, Elio circa 4 anni fa ha deciso di dare sfogo alla sua creatività lasciando tutti di stucco. Così ogni mattina, per circa 2 ore, prende in mano i suoi attrezzi e realizza oggetti che poi dona a tutti, in primis ai suoi 5 nipoti e 7 pronipoti. C'hanno tutti un pezzo per uno, hanno 5 pezzi per uno, a poi 5 per 7, 35. Sì. Poi ne ho regalati parecchi, perfino a Roma, ai Bellocchi, a Urbino. E oggi cosa sta realizzando? Non so se dentro c'è un bambino così. Io ho rotto le gambe, sono preso così, bene la faccia adesso. Da dove prende spunto? Così. Questi sarà 50 anni che ci ho iniziato. Proprio l'ho buttato via. Adesso che non lavoro più, ho ripreso per passare il tempo. Alla mattina, alla sera non ci vengo qua. È caldo. È calda la sera, poi basta la mattina. E il legno dove lo prende? Il legno della stufa. un po' mi ha comprato mia figlia, la Daniela. Ecco, ma vedi che il tavolo è quello? Ha comprato lì. Ci ho fatto le giraffe, i gatti, i cani. Dopo chi li dipinge? C'è una nipote che è brava, è bravissima, fa dei pupi straordinari. E invece quello, ad esempio, come lo ha creato? È un pezzo di legno per la stufa. C'era una rama secca dentro. Poi l'ho aggiustato bene, tondo tondo. Ho preso un santo, l'ho tagliato giusto. È bellino, chi l'ha visto piace a tutti. Eccolo qua, facciamolo vedere, eccolo. Saluti, ciao!